Buongiorno e benvenuti a tutti, come sempre all'appuntamento con Leonardo Appetitoso e la ricetta del giorno. Oggi voglio farvi un piatto davvero gustosissimo e lo voglio dedicare a tutti gli amici, ma in particolare a tutti gli iscritti della pagina Facebook di Sostare in Camper, a tutti i miei colleghi camperisti amanti della libertà, che durante i nostri viaggi non ci facciamo mai mancare nulla, anzi, riusciamo a riprodurre delle pietanze ancora più deliziose e gustose fatte con tanto amore, sì, più nel nostro camper che quando siamo a casa. E purtroppo è la deformazione del camperista. Bene, passiamo al piatto di oggi. Oggi vorrei fare delle pennette con funghi e speck. Ecco qui vi presento dei funghi squisiti, questi sono dei galletti che noi volgarmente qui chiamiamo gallinacci. E poi abbiamo dello speck. Vedete? Io adesso andrò a tagliare lo speck, lo farò a cubetti, poi andrò anche a tagliare questi funghetti e passiamo ai fornelli e vediamo un po' che ricetta ne esce fuori per i miei amici camperisti. Ben ritrovati amici ai fornelli, amici camperisti. Allora, dopo aver versato dell'olio extravergine di oliva nella nostra padella, accendiamo il gas, lasciamo scaldare e aggiungiamo la nostra cipolla bianca che abbiamo tagliuzzato a pezzettini. Ce la mettiamo all'interno e la lasciamo imbiondire. La lasciamo imbiondire al punto giusto. E quindi, vi mostro, ho già tagliato lo speck, vedete? L'ho già fatto a fettine e qui ci sono i nostri bei funghi galletti che ho anche preparato a fettine. Quindi adesso lasciamo imbiondire la cipolla e poi ci aggiungiamo il nostro speck. Bene, la nostra cipolla ha raggiunto il suo stato di doratura giusto, quindi adesso bisogna aggiungerci lo speck all'interno e lo rendiamo, cioè lo facciamo cuocere per un po' in modo da dargli la giusta croccantezza. Non bisogna farlo cuocere molto, altrimenti diventano delle suolette di scarpe. Evitiamo, lo lasciamo andare un po', gli diamo la giusta croccantezza e poi ci aggiungiamo i nostri splendidi funghi galletti. Bene, la nostra pancetta ha raggiunto la sua giusta doratura, ok? E quindi dobbiamo aggiungerci i nostri squisitissimi funghi. Ecco qua. Ecco, con le mani, ragazzi. Però è ovvio che a questo punto bisogna anche aggiungerci un po' di sale per facilitare la fuoriuscita. Diciamo innanzitutto per dargli sapore e poi per facilitare la fuoriuscita di acqua presente nei funghi, anche perché lo speck già è abbastanza salato, quindi però un po' per aggiustare, magari andiamo a regolarci nel sale da mettere nell'acqua, ne mettiamo un po' di meno e lasciamo andare per un po'. Dopo circa un minuto e mezzo di cottura io ci aggiungo un pochettino di vino bianco. Quindi una volta aggiunto il vino possiamo anche chiudere con il nostro coperchio in modo che si cuoce in maniera decente anche il fungo e poi lasciamo evaporare per bene tutto il vino che abbiamo aggiunto. E continuiamo con la procedura. Ragazzi, una volta evaporato il vino incomincia a formarsi la crema del camperista. La crema del camperista. Ed ecco che a questo punto ci aggiungiamo della panna da cucina. Ecco qua. Sì, è un poco grassa la situazione, però voglio dire, ogni tanto qualche peccato di gola bisogna anche concederselo, no? Non è che possiamo stare sempre a guardare le performance fisiche. Ed ecco qui che facciamo andare un altro po'. Nel frattempo l'acqua della pasta è quasi a ebollizione, però dopo averci buttato la nostra panna ci vuole un pizzico di magia, ci vuole sempre, quindi ci prendiamo un pochettino di prezzemolo, è sempre come se piovesse, ce lo versiamo su, un po' di prezzemolo e un po' di pepe.
e lasciamo andare a fiamma molto lenta un po' di pepe, che poi andremo a rimettere anche nel momento in cui andiamo ad impiattare. Quindi lasciamo andare a fiamma lenta e adesso caliamo anche la pasta. Giunti a questo punto, la nostra pasta è cotta e ce la possiamo versare all'interno. Bene, 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 bene. Ecco qua. Abbiamo versato così la nostra pasta e lasciamo amalgamare il tutto. Guardate che crema che si è formata, signore. Vi dico che è una squisitezza. Sono piatti molto semplici che io ogni tanto mi dedico a farli perché sono davvero squisiti. Però non finisce qui. Il piatto, prima di essere, cioè questo splendido primo piatto, prima di concludere la sua procedura, bisogna che ci aggiungiamo del parmigiano reggiano all'interno. Ecco, questa pasta, diciamo, la potete fare anche con la pasta fresca, anzi, forse viene ancora più saporita con la pasta fresca. Lasciamo andare per un minutino, in modo che si amalgami il tutto. Questa splendida pasta del Canterista è quasi al termine. Ragazzi, io non vedo l'ora di incontrarvi, a tutti quanti gli iscritti della pagina Facebook di Sostare in Camper. Spero di incontrarvi in qualche campeggio, di poterci ritrovare insieme e riprodurre qualche bella ricetta tutti quanti insieme, anche con il mio carissimo amico, l'amministratore della pagina Sostare in Camper, il grande Dario D'Agostino, che saluto. Ciao Dario, un abbraccio, ci sentiamo in questi giorni. Nel frattempo cerchiamo di portare a termine questa cottura, un altro minutino scarso e poi passiamo all'impiattamento, ragazzi. E siamo quindi giunti all'impiattamento di questo splendido piatto, facile da fare e molto saporito. Però, ragazzi, non è finita. Adesso bisogna aggiungerci anche sopra un po' di prezzemolo fresco, sempre come se piovesse, e un tocco di pepe, come per magia. Bene, una volta aggiunti questi ultimi due ingredienti freschi, non possiamo che degustarci il nostro splendido piatto. Assaggiamo, perché è procedura, eh? Cioè, bisogna per forza assaggiarlo. Buon appetito! Ragazzi, che ve lo dico a fare, è davvero un buon piatto. Sono contento di aver fatto questo video per voi e per avervi regalato qualche minuto in mia compagnia. Spero di vedervi presto, soprattutto a tutti i camperisti della pagina di Sostare in Camper. Spero di incontrarvi in qualche campeggio in modo da poter riprodurre, come vi ho già detto, delle ricette insieme. Un abbraccio forte e ci aggiorniamo alla prossima. Ciao, un saluto caloroso come sempre da Leonardo Appetitoso.